Ciao, oggi stavo facendo qualche prova con questo coltellino che mi è arrivato, adesso ve lo illustro un attimo. È un coltello marca Hultafors, marca svedese, è un coltellino di dimensioni contenute, sinceramente vabbè, l'ho preso per completare un ordine fatto su Amazon e arrivare insomma, alla cifra che mi permetteva di non pagare le spese di spedizione. Costa 7 euro, 7,50 euro, classico fodero in plastica, manico grippante in plastica più morbida. Lama in acciaio carbonio, quindi non inox, forma tipica dei coltelli svedesi. Carina questa guardia che permette di non far scivolare la mano verso la lama, dotato anche di questo pomello posteriore che potrebbe essere usato per battere contro qualcosa se servisse. Il nome ve lo faccio vedere. Praticamente è un coltello da lavoro. È dotato di appunto questo fodero che ha un aggancio posteriore qua dietro, per essere attaccato ad un bottone. E invece per la cintura vabbè, il classico passante. Questo passante si può aprire, qui ci sono dietro nella parte posteriore ci sono dei gancetti che spingendoli permettono di aprire questo passante, anche se apertura e chiusura qui non è che sia proprio, vabbè, è plastica, non vorrei che si rompesse. Dentro adesso è tutto nero su nero, non so se si riesce a vedere. Comunque, dentro quest'asola c'è un fermaglio per appunto se viene attaccato al bottone. Questo fermaglio sul sito insomma, della marca dice che può essere tolto se si vuole, cioè tagliato via in poche parole, se si vuole utilizzarlo soltanto con la fibbia, cioè con il passante per attaccarlo alla cintura, perché in questo modo la cintura in effetti dentro non scorre, a meno che non sia una cintura proprio, diciamo, più o meno di questa dimensione, ecco. Perché proprio perché dentro c'è quel sistema di ritenzione per il bottone. Il fodero è dotato di questa, chiamiamola, tacca che facilita l'estrazione del coltello, quindi non, come dire, invece di tirarle basse si può puntare il pollice e estrarre più facilmente l'utensile. Che altro? Ecco, va bene. Stranamente, almeno quello che mi è arrivato, adesso che non so se si riesce a vedere, la parte superiore, la costa della lama non è lavorata, cioè è grezza. Soltanto sulla punta si apprezza una lavorazione di qualche tipo, cioè una smerigliata, quindi questo provoca il fatto che non lo si può utilizzare cioè con gli acciarini, i ferro rod o ferro cerium che vogliamo chiamarli, perché lo spigolo non è vivo. Ecco. Quindi qui andrebbe, volendo utilizzarlo in quel modo, data una passata e fatto a spigolo vivo. È vero che si può utilizzare la parte della lama per scoccare le scintille, però c'è da tenere presente che l'attrito è per provocare le scintille che arrivano a circa 3000 gradi, e qui l'acciaio è sottilissimo, cioè il filo potrebbe far perdere la tempra del metallo in alcuni punti e quindi successivamente potrebbe danneggiarsi il filo della lama e andrebbe rifatto. Però magari qualche amico del canale
più esperto in lame potrà commentare e chiarire un attimo questa cosa. Che altro poter dire? Allora, ecco, mi è arrivato che, diciamo, non dico che non tagliava perché non è vero, però il filo in effetti era fatto secondo me male, cioè comunque sia tendeva a strappare io vabbè, l'ho usato per delle scatole che avevo qui, insomma, dovevo tagliare del cartone. E tendeva a strappare piuttosto che a tagliare. Ecco, vabbè, l'ho affilato un po', sinceramente, come sono capace, perché non è una pratica che conosco molto. Taglia un po' meglio, almeno sul cartoncino il taglio è piuttosto netto. Soffre ancora sulla carta. Adesso non so se ce l'ho qui un pezzo, ma tende comunque a fare questo lavoro, cioè a strappare. Sicuramente andrebbe affilato meglio, perché tanto per fare, sto appunto giusto facendo qualche raffronto, un opinellino. Cioè, ha un taglio, pure questo, per carità, è strausato. Dovrei anche lui dargli una filata. Comunque, vabbè, insomma, diciamo che se lo si compra, bisogna mettere in conto che probabilmente bisogna riaffilare la lama. Problemi sul legno, vabbè, legno fresco ovviamente, qualunque coltello penso che più o meno se la cava. Quindi da questo punto di vista non c'è problema. Vediamo un attimo, un taglio di questo tipo. Quindi vabbè, insomma. E su legno un po' più secco, ecco, magari, ma ripeto, lì cioè non è questione di come è fatto il coltello, ma proprio di affilatura, insomma, ecco, perché io quello che potevo taglia, però, essendo un oggetto che viene dato come da lavoro per artigiano, sì, per carità, cioè uno non è che magari ha bisogno di un rasoio, però credo che forse un pochino andava fatta un po' meglio l'affilatura. Ecco. È anche vero che essendo acciaio carbonio dovrebbe essere più semplice mantenere la filatura anche con strumenti, diciamo, non, chiamiamoli non professionali, insomma, ecco, cioè tanto per dire le pietre giapponesi o quelle cose lì, ecco, probabilmente un affilatoio normale. Comunque, vabbè, insomma, io ripeto, pratica di affilatura non ne ho, e quindi quello che sono riuscito a fare comunque è migliorato rispetto a prima. Ecco. Che altro dire? Niente, un coltellino decente, la misura non è eccessiva, è simile un po' a un Opinel, per dire, quindi una lama fissa. Il codolo interno arriva più o meno a questo livello, quindi non è pieno fino qua, ma insomma, comunque, diciamo, l'ho provato prima con una calamita, arriva più o meno fino qua, quindi forse qualche leggero lavoro di spacco di legnetti, ma parliamo di roba piccola e non troppo secca, insomma, cioè, insomma, lo si può fare. Dovrebbe essere il suo lavoro anche quello di poter intagliare, di poter fare cose di questo genere, quindi sempre, ripeto, sistemando un pochettino la lama,
E insomma, per il prezzo che ha, dai, onesto. Si può, ho provato anche aprendo questo passante, ci passa negli attacchi molle degli zaini. Quindi volendo può essere anche appeso allo zaino e tenuto esternamente. Ecco. Gli manca il forellino qui per attaccare una corda o qualcosa del genere, non so, magari può darsi che glielo faccio. E, che altro dire? Basta. Ah, ecco, il fodero ha il suo buco in fondo per lo scolo dell'acqua nel caso si mettesse dentro la lama. Bagnata dopo l'uso, la ritenzione media, dai, direi che ci può stare. Io comunque di solito appunto il buchino serve anche per magari attaccarlo e non perderselo, ecco. E basta, tutto qua. Consigliarlo o non consigliarlo, non lo so, cioè dipende da quello che uno ne vuol fare. Ripeto, come coltellino così da tenere nello zaino se uno va a fare un giro, ci sta per il prezzo che ha. Ecco. Per un picnic, vabbè, ovvio che c'è cioè un opinel o qualcosa di simile, cioè, è inutile portarsi un aggeggio del genere. Anche in campeggio può andare bene, tagliare una corda, un tessuto, quello che può capitare, stappare una birra e basta. Questo è tutto, vi saluto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!